Bene, salve ragazzi e ben ritrovati a questa sesta puntata di Icecraft, sempre io Mr. Tyke, sempre su piattaforma Wattpad. Eravamo rimasti in casa. Bene, sto sentendo l'aria, vediamo un po' se riusciamo a farlo fuori. Ho sentito che era caduto, quindi penso che sia con me. Faccia di nuovo, perché già mi ero fatto male. Ecco, ora, perfetto. Allora, dobbiamo scendere di nuovo in miniera perché avevamo trovato forse anche della radiofan. Sì, allora, sciogliamo del ferro per fare un piccone di ferro e prendere dei materiali che avevo visto nel ferro, che nabbo, già ne avevo il ferro. Quindi mettiamolo qua, mettiamo tutta la roba possibile nell'inventario, però non tutto possiamo portare, portiamoci la carbonalla. Ok, mettiamolo nell'inventario, attraverso il tasto R, perfetto. Questa roba qua la dobbiamo portare perché per il momento non possiamo costruire altro. Allora, scendiamo di ferro. E allora, piccone. Vabbè, se vogliamo farne possiamo farne ancora, intanto ci prendiamo anche. Voilà. Possiamo fare un piccone di pietra. Bisogna fare un po' di torce assolutamente, eh. Spada ne abbiamo. Pala anche, quindi piccone di nuovo e facciamo torce. Che ne servono un po' a sto giro. Ok, qua, punto sta. Perfetto, abbiamo sciolto. Mi dispiace buttare un po' di fuoco, però amen. Ok, piccone di ferro. Sì, va bene. Ragazzi, sono le 7:30 di mattina. Alcuni sbagli sono anche ammissibili, dai. Ah, le uova, che cazzo vuoi, me le porto dietro. Le devo portare dietro per forza. Qui c'è un tocco di pane. Le uova le mettiamo qua. Bene, possiamo andare in miniera. Andiamo a vedere se riusciamo a perdere qualcosa, se riusciamo a portare via qualcosa. Più che altro dobbiamo bene riuscire a illuminare, così almeno poi se dobbiamo scendere altre volte non abbiamo problemi con questi dannati mob. Un altro uovo è scomparso da qualche parte, bene. C'è già uno scheletro degli zombie. Il che promette tutto bene. Non ho ancora esplorato quest'altra parte di miniera, se non sbaglio, se non ricordo, se l'ho esplorata semplicemente perché per i minerali che serviranno dobbiamo scendere in fondo. Credo che siano comunque giù di sotto, immagino, però non penso di sentire già l'audio a quest'altezza. Non perdiamoci. Voilà. Ok, l'uranio lo puliamo dopo. Qua era dove ho fatto la figuraccia. Allora, ah, c'è ancora della terra. Bene. Questo dimostra che mentre chiudo il video non faccio niente. Ok, la miniera sembra abbastanza grande. Qua ci scendiamo dopo. Ed è pulito abbastanza tutto qua. Bene, allora scendiamo piano. Torcia. Più illuminiamo e meglio è, ragazzi. C'era anche del tin. Per il momento il nostro scopo è illuminare, poi puliamo il tutto. Anche perché sto vedendo che ci sono abbastanza mob, tipo questo. Via. Che bello, ho perso tutto. Niente, allora adesso bisogna fare una spada al volo e scendere giù al volo per vedere se riusciamo a prendere tutti i materiali, perché
C'è neanche l'uranio, mi scoccia un pochettino. Sono morto proprio da deficiente, sono morto. Perfetto, non ho niente, dai, legno al volo, su, dai, legno al volo. Anche se non serve da niente, però intanto ho visto che c'erano degli zombie, quindi comunque possiamo recuperare. Ce la possiamo fare, dai. Sono cose che capita. Più che altro che adesso siamo. Sì, qua sto facendo, sto facendo un'ascia. Roba. Non avevo qua, vero, altre rocce, niente. Perfetto. Dai, andiamo a vedere se possiamo fare un'altra figura di merda. Ma no. Nervoso, pensavo di andare a prendere la redstone stamattina, invece ho fatto semplicemente una gran figura del cavolo. Dai, dai, dai. Ce la possiamo fare, eh? Ce la possiamo fare, quindi. Impallato più che altro perché non ci ho capito più niente visto che c'era un bel po' di mob. Togliati al cazzo, adesso non c'è tempo di pensare a te. Mi sono messo addirittura a sudare le mani, ragazzi. Adesso chiunque tu trovo a morte. Ma mi sembra di essere caduto in qualche buco, quello è il problema. No, no. Vai via. Vabbè, non importa, te me ne frego. Via. Per il momento adesso salgo su di qua. Mi metto a posto un attimo la roba al volo perché mi sembra una fottuta del mondo. Subito torce, spada, e andiamo a ammazzare, via. L'ho visto. Cioè, io sono morto per una freccia di merda. No, 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 non si può far così, eh. Ragazzi, non si può far così. Sono morto proprio da deficiente, proprio da coglione sono morto. Vabbè, intanto è importante che l'avevo presa quella roba lì. Si sta cominciando a fare difficile perché io voglio andare a esplorare zone che non devo esplorare. Mi sono stufato adesso, eh. Adesso ci vado con Yulianza. Adesso prendo la roba e me ne va. Di nuovo l'ascia stavo costruendo. Nervoso. Anche se non mi serve, che non la uso, però adesso vado a prendere i materiali. Dovrei mettere un creeper. Ormai ce l'ho, me li sogno i creeper ormai. L'obiettivo di oggi è illuminare la miniera. Non mi devo portare più tutta sta roba dietro, ragazzi, perché veramente riprenderla è un casino. Se mi porto le cose basi, almeno se le perdo, amen, ce le lascio. Cazzo se ne frega, però ho lasciato giù un po' di roba in giro. Dai. Metto a passeggiare sto mino qua. Cavacca. Sarà come ho detto prima che sono le 7:30 di mattina, forse è quello che sono rincoglionito più del solito. Ecco. Ma guarda te, ma questo. Ma no, dai, questa è sfiga, ragazzi, questa si chiama sfiga. Questa si chiama sfiga, sfiga, sfiga.
Ma rendetevi conto se devo cadere in un buco. Per questo avevo detto di attapparli fin da subito. Perché quando scappiamo, poi alla fine finiamo a finire dentro. Mi servono i miei materiali. E poi ve ne andate a fanculo tutti. Non voi, ragazzi. Vabbè, un altro. Vabbè, lì non ho mai il creeper ammazzato. Malato anche dal farro lì. Via. Ne vado a caso. Via di qui. Me ne frego del ferro che mi ha dato. Adesso però devo salire. Ma adesso mob non ce n'è. Le torce? Adesso me ne salgo di qua. Poi controlliamo le torce dove sono. Eccole lì. Adesso saliamo perché non si vede niente. Torce. E cominciamo a illuminare. Non me ne frega un cazzo, io adesso devo illuminare qua, mi sono impuntato. Morirò di nuovo. Ci sono troppi mob qua dentro. E questa è la mia miniera. Basta, me ne vado come ho detto. È la vostra, scusate, ho sbagliato. E mangiare un po' di carne. Fammi salire fuori. Poi ti faccio vedere io se è la vostra o no. Intanto la parte importante l'ho cominciata a illuminare, bene. Salite fuori. Wow, riparla dietro. E anche un altro cazzo. Via. Non posso morire qua. Me ne vado io, va? Capito che non è giornata da miniera. Bene, ragazzi, dopo le figure del cavolo che ho fatto, me ne posso tornare anche a casa. Vedete se io devo sudare di prima mattina? Una cosa pazzesca. Dove sto andando? Credo che stia andando nella direzione giusta. Bene, me ne posso tornare anche a casa, che per stamattina già ho visto abbastanza. Mob del cavolo. Comunque, beh, abbiamo eliminato per... Vieni qua! Avete rotto le palle! Vieni, ci vengo anch'io di violenza. Bene, bene. Fatto l'uovo di prima, colesterolo al massimo, bene. Non ne posso più, no, di prima mattina già. Un altro uovo, bene, appena fatto, perché c'era l'uovo, c'era la gallina ancora girata. Oh, dai, che tremano le gambe anche all'omino, gli tremano le gambe. Ci mancavano ancora anche le scrittine lì che mi ricordavano le figure che ho fatto. Allora, rientriamo in casa. Ragazzi, niente, volevo farvi vedere di più la miniera, però i tempi stringono. Vi ringrazio come sempre per la visualizzazione. Ah, no, aspetta, già li stavo chiudendo, però qua scarichiamo. Non posso scaricare niente. Facciamo una cassa.
Mi ha veramente demoralizzato questa cosa, però nella prossima puntata sicuramente, qua quante spade di legno, sicuramente andremo avanti ragazzi. Allora, carbone, flint, l'uranio, la carne di zombie, ossa, poi dopo quando uniremo le casse si metterà tutto a posto. Anche la polvere da sparo, bene, che per di merda. Piccone di ferro lo teniamo, bastoncini teniamo, pane, ok, queste spade qua le possiamo lasciare lì per emergenze. Uova, perfetto, quindi qua mettiamo a posto. Ok, abbiamo perso un piccone, mi sa. Boh, vabbè. Niente, possiamo lasciare tutto così com'è perché tanto alla fine così deve essere utilizzato. Bene ragazzi, come dicevo prima, vi ringrazio per la visualizzazione e mi dispiace diciamo per diciamo, il poco che vi ho mostrato perché volevo farvi vedere un po' di più e come dicevo nella prossima puntata posso giurare che andiamo a prendere la redstone, ma almeno un cubo lo andiamo a prendere. Speriamo di sì perché secondo me il giuramento non è tanto, tanto buono. E niente, grazie ancora, ciao a tutti ragazzi!